Ragazzi, bentornati con i 12 Days of Christmas. Oggi abbiamo un film che vi porterà un attimino più all'interno di quella che è lo spirito natalizio, di quelle che sono le tradizioni legate al Natale e alla sua iconografia, ovvero Dickens, l'uomo che inventò il Natale, che appartiene a questa rubrica non è stata la Coca-Cola, che è molto esplicativo il titolo, nel senso che sappiamo tutti che il rosso di Babbo Natale è collegato alla Coca-Cola, ma il Natale non l'ha inventato la Coca-Cola, ovviamente. E Dickens invece ha dato una potentissima iconografia a quello che sono le festività natalizie. E oltre al fatto che il suo Canto di Natale è una delle opere più citate, più riproposte in assoluto, più riscritte anche in assoluto. E il film è del 2017, lo trovate su Prime Video a noleggio su Apple TV. Regia di Bharat Nalluri, cast Dan Stevens, Cosimo Fusco, Jonathan Pryce, Justin Edwards, Mordy Clark, Bill Paterson, Christopher Plummer. Allora, è questo l'uomo che inventò il Natale è tratto da un romanzo di Lee Stanford, e ci racconta più che altro come Charles Dickens è arrivato a scrivere il suo Canto di Natale. Quindi quello che ha portato lo scrittore a dedicarsi alla stesura di quello che è uno dei suoi romanzi e delle sue opere più famose in assoluto, nonostante lui all'epoca fosse già comunque uno scrittore rinomato, ma che stava avendo un momento di crisi. Come dicevo in apertura, Canto di Natale Canto di Natale è una delle opere che in assoluto è rimasta più rappresentativa delle feste, perché riesce benissimo a racchiudere quelle che sono tutte le morali giuste riguardo al Natale. Si discosta dalla religione, si discosta da quello che è il rapporto con la figura cristiana e quant'altro. Parla di uomini, parla di come l'uomo sostanzialmente deve attaccarsi a qualcosa che non può essere qualcosa di materiale per avere di più dalla vita. Nel senso, Dickens si rende conto di quanto l'uomo sia una creatura mortale, di quanto siano i suoi limiti, e attraverso i fantasmi, io non so se avete mai letto Canto di Natale, o Scrooge, però il romanzo è parecchio pesante sotto questo punto di vista, cioè è quasi orrorifico per certi versi, perché il fantasma è un perfetto strumento narrativo per portare l'uomo a riflettere sulla sua vita. Il detto di ognuno ha i propri fantasmi, il modo di dire ciascuno di noi deve affrontare i propri fantasmi, questi modi di dire esistono perché appunto lo spettro è una sorta di riflesso delle cose che l'uomo teme, delle cose verso quali ha rammarico, dei rimpianti, delle cose peggiori che ha fatto. E Dickens sfrutta questa cosa per affrontare i suoi, perché lui aveva una determinata vicenda personale che lo portava a sentire molto questo racconto e che è cresciuto dentro di lui e che nel film ci viene mostrato come, ma soprattutto ci viene creato il parallelo tra l'autore e la sua figura, la figura che ha inventato, ovvero Scrooge, Ebenezer Scrooge. È molto bello, è molto interessante il lavoro che hanno fatto appunto nel creare questo parallelo autore, opera di fantasia, personaggio di fantasia. E, io lo consiglio molto, Dickens, l'uomo che inventò il Natale, perché da un lato ti fa capire quanto di umano c'è dentro un'opera così profonda, ti dà ancora più densità qualora l'opera stessa non sia stata abbastanza esplicativa, ma lo è, ed è questo parte della sua forza, e ti dà dimensione di quanto il Natale non sia, come non lo è per me che non sono una persona religiosa, una festività da collegare solo unicamente alle figure appunto religiose, ma che si collega in verità all'essere umano, all'idea dell'unione,
all'idea che se si dice sempre, tipo ad esempio in Italia ci vuole la nazionale di calcio per unire tutti, sì, ma nel mondo serve qualcosa più forte di una bandiera, perché la bandiera rappresenta un'identità di un gruppo di persone chiuse, mentre noi siamo la razza umana, e serve qualcosa di molto più forte. E il Natale, canto di Natale, ti dicono che abbiamo questa cosa molto più forte, ci sono dei principi morali molto potenti che l'essere umano ha e che fanno parte della natura dell'essere umano e vanno sfruttati, perché è importante trovare quella cosa per non contare più su dei principi che sono chiusi. E quindi, senza andare oltre nel parlare dell'opera di Dickens, vi consiglio L'uomo che inventò il Natale, perché è una bella storia anche relativa a uno degli scrittori più affascinanti di quell'epoca. Quindi ragazzi, per Non è stata la Coca-Cola, l'uomo Dickens, l'uomo che inventò il Natale, che vi ripeto potete trovare su Prime Video o a noleggio su Apple TV Plus o Apple TV. Ci vediamo al prossimo video.